soltanto tu baciarti così. Ci troviamo a veramente poche centinaia di metri da Sant'Angelo di Gatteo, vi diamo il benvenuto, apriamo così questa nuova puntata insieme che chiuderà anche la nostra settimana, quindi vi ricordo subito in apertura che questo programma è un prodotto delle edizioni musicali Casadei Sonora. Adesso vediamo subito la prima, prima di vedere la prima formazione che aprirà la nostra giornata di oggi, vi ricordo che qui proprio come abbiamo aperto la nostra settimana voglio concludere così, no? In questa postazione dove appunto si vede alle mie spalle la Rigossa, che è questo fiumiciattolo che attraversa appunto Sant'Angelo di Gatteo, laggiù in fondo c'è proprio la casa dove è nato Secondo Casadei e qui mi ricorda delle bellissime emozioni, mi riporta a una decina d'anni fa quando è uscito, quando sono state anzi realizzate le riprese televisive per la realizzazione del film documentario L'uomo che sconfisse il Bughi. Anzi, ringrazio e ricordo con molto piacere anche il nostro Davide Cocchi, che è il regista, che ha avuto questa idea naturalmente. E proprio qua sono state realizzate alcune delle immagini proprio che sono dentro al film. Anzi, vi invito a vederlo, se non l'avete ancora avuto la possibilità, potete comunque acquistarlo anche presso i nostri uffici. Adesso andiamo in musica, arriva Roberta Cappelletti che apre quest'oggi questa giornata con un inno all'Italia, Italia mia. Mi sento sola.
Italia mia, mamma mia, la nostra Roby è veramente travolgente con la sua, insomma, quando arriva lei, spacca, come si dice in gergo, insomma, giovanile. Allora adesso vediamo, scopriamo quali sono, insomma, gli ospiti di Moreno, gli ospiti della nostra linea del Seven Bullying e del Bullying 70s. Ho fatto un po' di confusione quest'oggi, però insomma mi perdonerete e io vi aspetto qui, ve lo giuro, ve lo prometto, perché dobbiamo concludere insieme questa puntata. Un saluto a tutti i nostri telespettatori qui dal Bullying 70s, Superstrada per San Marino, e siamo in compagnia di Alberto e abbiamo deciso di farvi gli auguri in maniera particolare. E io do la parola ad Alberto. Alberto, fai gli auguri di buona Pasqua Io ai nostri telespettatori. sicuramente lo faccio anche con la voce, ma io volevo tentare di fare gli auguri con i rumori. Ora la Pasqua, ci sono le uova, io più che rumore faccio un animale. L'uovo. È un uovo molto grande. E poi ci sono i conigli. Vabbè, ho tentato di fare qualche rumorino. Ci ho provato. Intanto faccio i miei saluti di Buona Pasqua anche con un rumore particolare. Faccio arrivare le frecce tricolori. Oddio. Eh sì, con questo augurio qua è la Pasqua, è assicurata. Una bella Pasqua. Stanno arrivando le frecce tricolori. Arrivano, eh. Anche il motorino tricolore è passato, vabbè, abbiamo fatto tutti i rumori. È stato bellissimo, complimenti Alberto. Grazie. E noi ne approfittiamo, facciamo gli auguri di buona Pasqua e vi ricordiamo che qui al Bullying 70s, Pasqua, Pasquetta, tutti i giorni dell'anno, noi siamo sempre aperti. Vi aspettiamo, Bullying 70s, Superstrada per San Marino. Un bacione a tutti. Arrivederci A da Alberto presto. Cagliazza. Ciao. Nel lontano 90 vinsi la corrida di Corrado. Pensate voi, vinsi la corrida di Corrado imitando il beatbox, che sarebbe questa musica fatta con la bocca, ma nello stesso tempo io imitavo anche il rap. E quindi io questa puntata la vinsi perché io facevo il rap in tutte le lingue. Facevo il rap americano. Facevo anche il rap russo, eh. Facevo il rap in tutte le lingue, facevo il rap russo, i russi già incazzati. Così. Facevo anche il rap giapponese, il rap giapponese. Le donne giapponesi sono sempre più carine. I cantanti invece giapponesi sono più, non so, i maschi sono sempre, arrivavano con le capriole. Ciao Castello Mare, Piazza della Libertà, un abbraccio a tutta l'Italia che ci segue. Ciao! Thank you.
fisarmonica italiana Walter Gennarelli. Edizioni musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della nostra musica. Edizioni musicali Casadei Sonora è una garanzia. Spartiti con i brani più belli firmati Casadei. Polche, valzer, mazurche, assoli di clarinetto e sax e tutti i ritmi internazionali più ballabili. CD, musicassette e DVD per avere sempre a casa tua una grande festa. Edizioni musicali Casadei Sonora. La tradizione, l'attualità. Amici di Romagna Mia in Italy, siamo in missione improvvisa, inaspettata. Siamo entrati in una parte della cucina qui a Budrione di Carpi, festa della AMO, Associazione Malati Oncologici. Attenzione, qua ci sono le Asdore, come dici in Romagna, le Asdore. Facciamo un saluto. Questa è la famosa MCC, quindi bravissimo. Romagna Mia in Italy, bravo. C'è la musica, c'è il volontariato, c'è ma tutto. La cucina quando insomma arriva, cos'è questo? La torta mimosa. Torta mimosa, componenti della torta mimosa, cosa c'è? Ai, non ce lo dicono, non ce lo dicono, è un segreto. È un segreto, non lo diciamo. Non lo diciamo. Andiamo a vedere cosa succede di là anche. Proseguiamo la passeggiata, entriamo qua di nascosto, vediamo cosa c'è. Facciamo un blitz, facciamo i saluti, veloci, eccoli qua. Ragazzi, ma qua lavorano, qua lavorano. Ciao a tutti. Concludiamo così in bellezza, ringrazio i miei insomma compagni di avventure, Lina del Bullying, ma anche il nostro Moreno e tutti i suoi ospiti, e naturalmente io vi invito anche a seguire il meglio di nelle giornate del sabato e della domenica, perché appunto abbiamo preso questa decisione in questa edizione proprio per non lasciarvi soli in queste due giornate. Quindi avete l'opportunità, se avete perso qualche puntata, di seguirla anche nelle prossime giornate. Io vi ringrazio, come sempre vi aspetto lunedì per ripartire alla grande con nuove puntate, nuove canzoni da vedere insieme, e finiamo in bellezza perché c'è un brano dedicato ad Arte Tamburini, che la conoscerete sicuramente. È stata la cantante dell'orchestra di Secondo Casadei per diversi anni, e quindi chiudiamo in bellezza e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti.